Ciao e benvenuto a questa video lezione. Oggi parliamo di risonanza. Iniziamo innanzitutto a parlare di postura. La postura non deve essere per un cantante o per chi usa la parola una postura chiusa oppure con lo sguardo basso, perché la postura influenza direttamente l'atteggiamento con cui noi parliamo o cantiamo. La postura deve essere dolcemente elevata, regale e radicata. Ora andiamo a vedere che cosa significa. Le gambe devono essere lievemente aperte e i piedi ben aderenti al suolo, ben radicati, ben ancorati a terra. Quindi puoi immaginare, ad esempio, di avere delle calamite o delle radici. In questo modo le gambe e la parte superiore del corpo sono flessibili. Se tu ti metti in piedi e immagini di avere delle radici o delle calamite sotto i piedi e poi muovi il corpo a sinistra e a destra, puoi percepire la flessibilità del corpo nella parte superiore e la stabilità nella parte inferiore. Lo sguardo va direzionato avanti come se guardassi a un punto infinito e puoi anche immaginare un filo che tiene la testa dolcemente elevata. Questo lo puoi vedere appunto nelle figure che ti ho appena mostrato. Parliamo di risonanza. Bisogna evitare di parlare e di cantare di gola o con la gola stretta, cioè con i muscoli e le pareti del cavo orofaringeo tese e strette, perché la voce poi si affatica. La voce può essere stridula, stretta, povera di armonici oppure sbiancata. Bisogna quindi imparare ad alzare la risonanza spostandola dalla cosiddetta gola, che è il risuonatore naturale, insomma dove ha origine effettivamente la voce, alla maschera vocale. Quindi, come vedremo, la maschera vocale è quella zona del volto che consente di arricchire la voce e di sgravarla dalla gola. Quindi la maschera è importante perché consente a un cantante o a chi usa la voce di percepire le vibrazioni nel massiccio facciale, in particolar modo sfruttando i 2/3 superiori del volto. Come puoi vedere dalla figura, i 2/3 sono quelli dal naso alla fronte. Parliamo di risuonatori, in particolare se noi osserviamo il nostro volto. Abbiamo i seni paranasali, che sono delle cavità nel nostro massiccio facciale e sono importantissime cavità che permettono al cantante o all'oratore o a chi inizia a impostare la voce di percepire appunto che la risonanza del suono è più alta rispetto alla gola e la voce è più libera, più aerea. Potete vedere nell'immagine appunto i seni, che sono il seno mascellare, il seno deltoide, il frontale, lo sfenoidale. Come potete osservare, sono tutti collocati nella parte superiore del volto, in particolar modo concentrati tra gli zigomi, gli occhi e la fronte. Tenete presente questi aspetti perché sono importantissimi nell'impostare appunto la voce. Perché i seni paranasali sono importanti o la maschera vocale, cosiddetta maschera vocale, è importante? Perché consente di elevare il suono e di trovare leggerezza, fluidità, malleabilità, evitando la voce di gola e la fatica vocale oppure una voce stretta o sbiancata. Consente anche di arricchire il suono di armonici, di trovare la cosiddetta punta e lo smalto del suono, affinché la voce sia a fuoco, sia nitida, sia pura, e consente inoltre di mantenere un punto di risonanza stabile, il cosiddetto focus vocale per chi utilizza la voce in forma appunto professionale. Vediamo un esercizio per percepire la risonanza. Il primo step è quello di percepire la risonanza avanti e in alto, appunto nel massiccio, come abbiamo detto, del volto. Come procedere? Respira lentamente dal naso,
aprendo dolcemente le narici, immaginando di odorare una rosa o un profumo piacevole, o immagina una scena che può darti gradevolezza. Allo stesso tempo allarga le costole, quindi tu senti che si aprono le narici, le cavità dei segni facciali e allo stesso tempo il fiato scende e allarga le costole. Ora, mantenendo questo senso di apertura interno, quasi come un dolce sorriso interno, un senso di piacevolezza, e quindi mantenendo più semplicemente le narici dilatate, pronuncia una M o una M, facendo uscire un po' di aria prima, come se starnutissi. Puoi pensare a una M un po' calda, un suono caldo. Pronuncia tenendo un dito alle ali nasali. Senza premere le dita, ma appoggiandole dolcemente alle ali del naso. E questo ti aiuta a percepire le vibrazioni appunto alle ali nasali mentre pronunci la M. Senti la sensazione appunto della vibrazione. Esercitati su singole note e per ora l'obiettivo è sentire la risonanza che si sposta dalla gola alla maschera. Ti faccio sentire di nuovo un suono di gola e un suono di maschera. Senti la differenza. La prima si sente con grande sforzo e tensione ed è in gola. La seconda ha maggiore libertà. La M che ci serve non è un suono chiuso, ma coinvolge il rinofaringe, gli occhi e il naso. Quindi quando tu pronunci questa M, metti le dita alle ali del naso. Percepisci la risonanza alle ali del naso e poi lascia che questa vibrazione si espanda anche attorno alla zona degli occhi. In questa immagine puoi vedere la M che risuona appunto soprattutto alle ali del naso, ma anche si espande poi agli occhi e alla fronte. Quando pronunci questa M, immagina che vada su una strada piana e ampia, sempre avanti. Mi raccomando, ti aiuta molto questa immagine. Qui puoi vedere in queste immagini che in questo modo la risonanza si localizza nei risuonatori superiori. Il rinofaringe è come una stanza o una camera in cui entra il suono. Tutti i suoni entrano nella stessa stanza e vanno nel naso, quasi come dietro gli occhi, nella famosa maschera vocale. Il suono si espande nella maschera e fuori dal volto. Esercitati su più suoni. Poi esercitati su terze, sempre con la M, e ricorda sempre questi suggerimenti che ti pongo sotto. Lo sguardo avanti e il fiato continuo. Sforzati di sentire la vibrazione, il brusio nel naso, esasperalo e mantienilo a tutte le note. Senti come una sorta di solletichio anche dietro gli occhi. Alcuni allievi hanno trovato utile, ad esempio, pensare anche che la voce esce come due raggi laser dagli occhi. Pensa ad infilare anche tutti i suoni nel naso come un miagolio. Ricordati che la vibrazione e il brusio non vanno mai persi, altrimenti il suono cade indietro oppure va in gola. Questo è un esercizio propedeutico, mi raccomando, per sentire la risonanza alta del suono. Pensa alle note che si scavalcano, che giocano, io dico spesso a lezione, simpaticamente, che giocano alla cavallina, scavalcandosi. Un suono è sempre più avanti ed ampio rispetto al precedente.
Questo aiuta a compiere il famoso giro della voce, il giro di fiato. Ti faccio un esempio. Senti. Tutte le M sono avanti, messe nello stesso brusio, appunto alle ali del naso. Svolgi l'esercizio un po' più lento rispetto a come te l'ho fatto sentire e poniti in ascolto della risonanza. L'obiettivo è proprio questo. Senti come io porto una M dentro l'altra. Potete anche pensare a una M che fa un giro, immaginando ad una ruota o come se il suono girasse come le lancette di un orologio dalle 12 alle 6 per poi tornare alle 12 e poi di nuovo riprende questo giro. Vediamo tre step per impostare la voce avanti. Propongo durante le lezioni tre step per percepire la voce avanti in alto, sgravandola dalla gola e ci eserciteremo sulla sillaba hm. Prima bocca chiusa, poi con la bocca aperta e la mandibola abbassata e rilassata, e poi con movimenti sciolti della mandibola a destra e sinistra. E ora andiamo a capire perché facciamo questi tre step. Nel canto e nell'impostazione della voce è importante identificare un focus, ovvero un ideale punto in cui il suono deve mirare per restare a fuoco e che possa dare la cosiddetta punta, la brillantezza. Immaginate di avere un piccolo forellino da cui far uscire tutti i suoni al di là della loro altezza, localizzato all'incirca alla radice del naso, in mezzo agli occhi dove c'è un po' l'asticella che portiamo degli occhiali. Potete vederlo raffigurato appunto nell'immagine e vi consiglio durante gli esercizi di tenere un dito in questo punto come feedback. Pensando a uno starnuto, fate uscire aria dal naso. Tenete una mano vicina e percepite che l'aria esce con continuità. Fate uscire solo una H. Questo è un esercizio che vi aiuta a capire che il fiato va sempre fuori, fuori, fuori. Ora andiamo a vedere i tre step appunto per impostare la voce avanti, il focus e la punta e la brillantezza della voce. Cominciamo con la bocca chiusa, pronuncia una N a bocca chiusa, facendo uscire prima con l'H l'aria dal naso, come fatto poco fa, e lasciando che la N vada a risuonare proprio nel forellino. Potete tenere un dito come feedback. Tenete la N lunga, mantenendola sempre puntata avanti, mantenendo un suono leggero e piccolo, come se la sussurraste. Ascoltate la risonanza e lasciatela espandere tra gli occhi, il naso, la fronte e gli zigomi. Questo suono è diverso dal suono di gola, dalla N di gola che è questa. Voi tenete un suono lungo, leggero e piccolo, pensandolo sempre avanti, avanti, che esce del famoso puntino tra gli occhi. Con lo sguardo mirate sempre avanti, lontano. Esercitatevi ora su intervalli di terza, salendo di semitono in semitono e poi discendendo. E via dicendo.
Nell'immagine sotto potete vedere che la zona che risuona è proprio quella attorno tra il naso e gli occhi e gli zigomi. Andiamo a vedere bene alcuni aspetti importanti delle nostre cavità di risonanza e articolazione. Abbiamo la lingua, abbiamo i denti, abbiamo la bocca, abbiamo le cavità nasali, il rinofaringe, il palato molle, la faringe, questo tubo, come potete vedere, osservalo bene perché ne riparleremo successivamente. Il suono con la oppure con la M, cosa fa? Dobbiamo pensare che fa questa sorta di giro che va nel faringe, sale dietro, sopra, gira sopra il palato e va avanti, quasi come se volesse mirare appunto in mezzo agli occhi. Osserva bene questa immagine. Questo è il nostro suono che sale nel tubo della faringe. Va oltre il palato molle, gira avanti al palato e sopra e si dirige, va a mirare quasi appunto come in mezzo agli occhi nel famoso forellino. Poi passate a un successivo step, pronunciare la sillaba n con la bocca aperta e rilassando completamente la mandibola, facendo uscire l'aria dal naso e lasciando che la N vada sempre a risuonare nel forellino. Potete come sempre tenere un dito come feedback. Abbassate il mento e lasciate cadere la mandibola senza cambiare mai il punto di risonanza al forellino. Io non faccio. È un suono avanti, una N avanti, sopra al palato. Qualche immagine simpatica, rilassate molto la mandibola. Qui vi ho messo ad esempio il granchio Sebastian, oppure l'urlo di Munch, Scary Movie. Quindi ci sono delle immagini simpatiche. Lasciate la mandibola, è importante, morbida. In questo modo il suono rimane alto e sotto invece risulta molto morbida e l'articolazione risulterà più fluida. Poi passiamo a un ultimo step. Noi non parliamo e non cantiamo con la mandibola immobile abbassata, quindi fissata la posizione alta del suono, capito che la mandibola deve essere dolcemente rilassata, possiamo cominciare a pronunciare delle n muovendo la mandibola a sinistra e a destra, un po' come fanno i burattini. Che cosa potete notare? Che il suono resta fisso in alto come risonanza e focus, mentre sotto la mandibola è sciolta e potete articolare con estrema libertà perché il suono è alto. Se voi riuscite a fare questo esercizio, significa che voi non state cantando di gola. Quindi bisogna coordinare due movimenti, uno in fuori dal volto e l'altro in basso della mandibola. Mi raccomando, nel pensare alla mandibola bassa non fate cadere il suono, non dovete pensare che il suono cede, ma il suono va sempre avanti al forellino. Potete immaginare che la voce appunto esce dal forellino e viene tirata sempre avanti come se fosse un filo elastico. E voi tirate la vostra voce avanti, quindi pronunciatela n e la tenete, potete mettere due dita appunto vicino agli occhi e poi tirare questa n avanti, avanti, avanti. Ora, fatto questo esercizio propedeutico, possiamo pronunciare le altre vocali. Cominciamo col pronunciare la sillaba ni, localizzandola sempre nel forellino alla radice del naso, dove risuona la N, mettete la I e pensando che il suono vada sempre avanti, come se seguisse appunto una strada piana e ampia.
Esercitati facendo uscire un suono piccolissimo e a punta con un volume ridotto e poi aumentalo e lascia che la risonanza si espanda. In questo modo ti abitui appunto a centrare il bersaglio. Questo è un suono in alto al puntino tra le sopracciglia e gli occhi e questo invece di gola. Ni, 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 ni. Senti che è un suono più alto, più avanti. Un altro passo è quello di cantare la ni emettendoci la o, pensando ad esempio a uno starnuto che ti facilita l'idea di pensare appunto al suono che si mette avanti, che non è un suono nel naso, mi raccomando, è un suono che punta tra gli occhi, mi raccomando, non fare nasale, ma senti il suono nasale, senti un suono invece puntato ancora più sopra. Quindi cerca di localizzare la punta del suono dove c'è la N al ponte degli occhiali e nella O devi dare spazio, pensando di aritare oppure di appannare un vetro, lasciando la mandibola morta, senza però lasciare cadere la O, la mandibola deve essere rilassata. Tieni la bocca verticale e pronuncia una O chiusa, come nella parola ora. Senti che la O va avanti. Sempre utilizzando la sillaba N, localizzandola alla radice del naso, pronunciare tutte le altre vocali nello stesso punto dove si sente vibrare la N. La voce è tutta in alto, quindi non bisogna mai spostare la risonanza e il focus della voce. Tenete la punta della lingua morbidamente adagiata sotto ad incisivi inferiori e legate le vocali, emettendole sullo stesso fiato, proprio come se tiraste un unico filo, come abbiamo visto precedentemente. Quindi, tutte le vocali sono dove risuona la N. Quello che cambia è sotto, l'articolazione è sotto e si modella con la bocca, la lingua, i denti, con l'articolazione, però il punto di risonanza è alto. Ora vediamo come lavorare brevemente sulla qualità del suono e parliamo dell'ampiezza del cavo orale. Il suono non va fatto uscire dritto e piatto dalla bocca, ma bisogna pensare a una sorta di parabola in alto e avanti, sopra il palato, che va a mirare, come abbiamo visto, verso il forellino. In termini tecnici si chiama giro di fiato. Si tratta di una sorta di stretching del palato dalla parte posteriore verso quella anteriore, compiendo un gesto appunto a parabola, come quasi si mordesse del cibo, una grossa mela. Se voi fate questo esperimento, o provate a imitare questo gesto, sentite che il palato cosa fa? Si alza e va avanti, quasi come se imitaste una tigre o un leone che ruggisce. Immagini appunto che vi possono essere di aiuto sono l'idea del mordere una mela, il ruggito del leone o della tigre, il suono che fa una catapulta girando in avanti con un gesto a parabola, un suono che si tuffa a parabola in avanti. L'immagine del palato come una collinetta e che il suono la scavalca, va sopra e avanti. E potete osservare appunto queste idee attraverso queste immagini che vi ho messo. Qui potete osservare ad esempio l'idea del suono che si tuffa, il suono a collinetta, il palato a collinetta, il suono che praticamente fa questo giro sopra.
Potete anche mettere una mano, ad esempio, a forma di collinetta, vicino al vostro palato e agli occhi, e tenerla e pensare appunto a questo suono che gira sopra alla collinetta. Potete anche mettere un dito all'interno della bocca o lievemente appena appena per mantenere appunto l'idea del palato verticale in alto, soprattutto la parte centrale, la conca che si alza e va avanti. Non è il palato posteriore, altrimenti si rischia di mandare la voce indietro, di fare cose strane poi sul piano tecnico, che non è il caso in questo momento di approfondire. Ora osserviamo il palato basso. Quindi la voce risulta più chiara, più schiacciata, più povera di armonici. Il palato alto, lo vedete, il palato alto è avanti, cosa fa? Crea ampiezza maggiore del cavo orale, quindi anche il cavo orale è una cavità di risonanza e quindi il suono appunto risulta più ampio, oltre a fare il giro perché alzando il palato la voce è costretta ad andare ancora più in alto e in avanti. Questo soprattutto per quel che riguarda la musica lirica. Vediamo l'ampiezza del cavo orale e della faringe, quindi il lavoro sulla qualità vocale. Una volta fissata la posizione del suono, la punta e la brillantezza, si può lavorare sul modellare la qualità vocale. Il cantare con la gola aperta, il vocal tract ampio e dilatato, che aiuta a dare ampiezza e ricchezza al nostro suono. Il suono, oltre ad essere alto, a fuoco e a punta, come abbiamo visto finora, deve uscire ricco di risonanza e morbido. Questo è favorito dal creare ampiezza appunto nel cavo orale e nella faringe. La faringe, vediamo brevemente una sorta di tubo, come potete vedere, che collega la gola alla maschera vocale. Non a caso è un tratto del canale posto lì dietro alle cavità nasali della bocca e della laringe e costituisce anche una parte delle vie aeree con cui poi vedete si comunica. Quindi noi dobbiamo mantenere questo tubo, che è una grande cavità anche questa di risonanza, ampio e morbido. La faringe, come detto, è un canale di risonanza e potete pensarla come un tubo. Se è stretto e teso, il tubo fa fatica a salire, il suono, scusate, fa fatica a salire. Se invece è morbido e dolcemente espanso, il suono riesce a uscire con facilità e anche con una grande ampiezza, con morbidezza. Pensando ad esempio ad appannare un vetro, alitare, a scaldarvi le mani, la faringe resta aperta e dilatata morbidamente. È proprio un tubo di risonanza e va mantenuto ampio anche mentre si canta. Se la faringe è ampia, il suono, come detto, uscirà ampio. Se il tubo è stretto, il suono farà fatica a salire e amplificarsi. Potete anche pensare all'inizio di uno sbadiglio, se tenete la bocca chiusa e pensate di sbadigliare senza volervi far vedere, sentite che la cavità appunto del faringe si espande e anche la cavità orale. Quasi come se fosse un palloncino che pian piano si gonfia verso il fuori, verso l'esterno, mi raccomando. Qui potete vedere la faringe aperta e la faringe chiusa, quindi la voce libera oppure strozzata. Vedete, qui il faringe si restringe, il suono fa fatica a salire, qui la faringe rimane aperta e il suono riesce a uscire con maggiore facilità. Qui vi ho messo l'immagine dell'idea appunto di avere un tubo tra la laringe, le corde vocali e la maschera. Potete pensare a questo tubo molto aperto, un tubo elastico in cui passa aria calda, che è questo suono. Potete simpaticamente, per aiutarvi, pensare a un suono caldo, un suono che scotta, bollente e che esce da questo tubo. Esercitatevi, come abbiamo fatto prima, sull'annio. Scura oppure chiusa, come nella parola ora, non una O ma una O, puntandola nel forellino, ma tenendo spazio nel cavo orale e nella faringe e tenendo la bocca verticale arrotondata, pensando quasi a appannare il vetro oppure a scaldarvi le mani. Per verticalizzare la bocca, mettete un dito ai lati della bocca e premete, e per rilassare il mento, ponete un dito sotto. Adesso, come feedback, sono delle sensazioni tattili che vi possono aiutare molto. Quindi mi raccomando, una O
con una bella faringe aperta, dilatata. Se non si è chiusa, risulta un suono sacrificato. Capite che il volume aumenta, anche la risonanza, il suono diventa naturalmente oscuro, cioè prende tutte quelle risonanze anche che danno il velluto alla voce, il colore della voce. Importante anche lo sgancio mandibolare, che aiuta a proiettare il suono e allo stesso tempo spontaneamente alza il palato. Un esercizio che faccio fare è quello di mettere un dito ai lati dell'articolazione mandibolare e di sganciare la mandibola, e in questo modo si sente aprirsi proprio il condilo, come potete vedere. Questo è il condilo. Quando voi sganciate la mandibola, la rilassandola e aprendola in questo senso, cosa fa il suono? Op, vedete che va sopra in mezzo agli occhi. Allora, immagini che possono aiutare a mantenere il cavo orale, provo a riassumerli un pochino. Sono alitare, appannare un vetro, scaldarsi le mani, la sensazione di avere del cibo che scotta in bocca, l'inizio di uno sbadiglio, attenzione, la fase iniziale, quando appunto facciamo un dolce stretching del palato verso l'avanti e verso l'esterno, oppure l'idea di avere un tubo flessibile e ampio, l'idea di avere un palloncino nella faringe o in bocca che si gonfia lentamente. L'idea dello sbadiglio crea uno spazio interno e rilassa praticamente la faringe e anche la gola. Non pensate allo sbadiglio giù e dietro, ma pensate allo sbadiglio che apre in alto e avanti, con questo senso di calore e di apertura. Queste immagini penso siano abbastanza evocative. Vedete proprio come il volto risulta anche morbido nello sbadiglio. La muscolatura del viso è molto rilassata. Lo sbadiglio alza spontaneamente il palato ed è tra l'altro direttamente collegato, come potete vedere, anche all'orecchio. Senza perderci in questi tecnicismi, però sappiate che appunto se utilizzate l'idea dello sbadiglio di nascosto, fatto di nascosto, spontaneamente potete sentire questa sensazione di cavo orale ben dilatato e ampio. È importante rilassare i muscoli del viso come se fossero anestetizzati. Io a volte nelle lezioni suggerisco l'idea che i muscoli si squaglino oppure che siano come morbida pasta mou, quindi faccio mettere le mani sugli zigomi, le faccio scivolare verso le guance e il mento con l'idea proprio di rilassarli molto. Tutti questi muscoli sono importanti, più sono rilassati questi muscoli e morbidi, e più il suono può salire appunto morbido e l'articolazione essere sciolta. Vedete, questa è l'immagine dell'esercizio che faccio fare con le mani, avvicinarle, rilassando la muscolatura, pensando che diventa sempre sempre più calda e morbida. Questo accarezzamento proprio del viso. Rilassare la mandibola e mento con spazio interno. E come se la vostra bocca fosse praticamente piena di aria, vedete? Potete pensare a questa O quasi fiatosa, con tanto fiato, sentire proprio che la gola è aperta. Sentite come questo suono è libero. Questa è un'altra immagine che vi do della faringe dilatata morbidamente aperta, vedete? Tutta questa parte, se rimane dilatata, il suono si arricchisce di risonanze, risulta ampio. Questa è l'idea di avere un palloncino, appunto, in bocca, gonfio in bocca, morbido, mi raccomando, non teso, tutte le pareti, appunto, interne del cavo orale molto morbide, oppure un palloncino messo nella faringe. Potete sperimentare questo esercizio. Fate una M a bocca chiusa piatta e una invece sbadigliosa, ovvero con lo sbadiglio interno che crea spazio
ed è verticale, ma che gira anche in avanti e non va su praticamente in verticale a tubo. Quindi una M orizzontale, chiamiamola, e una M verticale. Ti spiego meglio. Se noi pronunciamo una M col palato basso e quindi una M piatta, il suono risulta piatto. Se io penso a una M a bocca chiusa, pensando a questo sbadiglio interno, il suono cosa fa? Risulta ampio. Te lo faccio risentire, la M piatta e la M con questo suono sbadiglioso, insomma. Mi raccomando, la M non deve andare, anche se sbadigliosa, non deve andare su dritto, ma deve girare comunque in questo spazio dilatato, sempre avanti, tra gli occhi. Se lo fate correttamente, sentirete tutte le labbra vibrare tantissimo, anche le ali nasali, la zona intorno agli zigomi e agli occhi. Questo è un esercizio davvero fantastico che faccio fare spesso agli allievi, che ti suggerisco di provare. Quindi puoi pensare questa M come se fosse dentro questo palloncino sempre molto dilatato. Queste sono immagini mentali che ti offro per darti un'idea. Però mi raccomando, queste video lezioni sono informative e argomentative, non sostituiscono le lezioni di canto e non vogliono insegnare a cantare. Desiderano essere delle video lezioni di supporto teorico soprattutto. Puoi anche pensare appunto all'immagine di avere un tubo flessibile aperto dal diaframma. Quando fai la respirazione costodiaframmatica che ti apri alla maschera in cui convogliare tutti i suoni, devi sempre mantenere questo tubo costantemente aperto. Questa è un'altra immagine che ti offro che è stata molto utile con diversi allievi. Ecco qui le immagini, vedi? Questo tubo sempre molto dilatato, i suoni liberamente salgono, girano avanti e sopra il palato in mezzo agli occhi. Questi sono elementi importantissimi. Metti due mani sulla cavità anche orale e puoi sentirla anche internamente, pensando ad esempio wow, oppure oh, questa oh, molto calda. Le mani messe su appunto su questa parte del volto ti fa sentire appunto la cavità orale e ti aiuta a come feedback a sentirla ampia. Quindi immagina che i muscoli del tuo viso siano molto morbidi, quasi come se si squagliassero. Mentre tieni le mani qui al a questa parte del cavo orale del volto, lascia uscire il suono in questa ampiezza. Esercitati sulla ho, che poi diventerà ho, senti che la risonanza è molto più ampia del suono e questa ho fiatosa aiuta l'idea del suono morbido e ampio. Questa è un'immagine conclusiva che ti fa vedere appunto che il suono sale dalle corde vocali che si aprono e si chiudono, il fiato sale, esce spontaneamente dalla bocca e noi con l'intenzione e gli esercizi andiamo a sfruttare le risonanze superiori del volto. Spero che questa breve lezione e questa sintesi vi sia piaciuta. Trovate come sempre contenuti nelle mie tre pubblicazioni. E vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buono studio.